Allora, buonasera, buona ripresa. Chiedo a Melania Zanetti di rimettersi al mio fianco perché andiamo a terminare la giornata. Dulcis in fundo, diremmo, le ospiti e le ex machina di questa giornata ci deliziano. Marina Contarini è collegata in video, le do un saluto particolare e qui abbiamo Anna Bernabè che in rappresentanza del sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università di Ferrara presenterà l'esperienza con cui si conclude il workshop I saperi del libro antico a stampa, collaborare per trasmettere la conoscenza. Né Marina Contarini né Anna Bernabè hanno bisogno di presentazione, ma siccome alcuni vengono da fuori Ferrara, da fuori addirittura da fuori regione, anche alcuni relatori, mi piace spendere poche parole su Marina Contarini, che è appunto è la referente, la responsabile della ripartizione biblioteche del sistema bibliotecario di Ateneo e che ha da molti anni promosso insieme con il suo staff, fra cui anche Anna Bernabè, iniziative molto significative, molto importanti, dedicate appunto alla conservazione, alla valorizzazione. Questo intervento ripercorrerà queste iniziative e quindi non le sto senz'altro a ricordare. Anna Bernabè si è laureata nel dipartimento dove io insegno e lavoro, quindi mi è particolarmente cara, con la mia maestra Maria Gioia Tavoni, e poi si è dottorata pochi mesi fa nel dottorato appunto che insiste sullo stesso dipartimento, con una tesi molto importante proprio dedicata al rapporto fra le collezioni storiche delle biblioteche universitarie e la terza missione. In questa occasione ha avuto modo anche di uscire dal ristretto campo delle biblioteche italiane, per riprendere una suggestione che poco fa la dottoressa Baldi ci ha dato, e ha incontrato in Spagna, alla Biblioteca dell'Università di Valencia, alcune esperienze molto innovative, dove il rapporto con la comunità ha preso delle strade concrete di rapporti costanti, forti, stretti, dove le tecnologie, le nuove tecnologie, il digitale hanno saputo valorizzare e conservare al meglio questi patrimoni. Quindi le do volentieri la parola per questa conclusiva conversazione, ricordandole i 30 minuti per lasciarci pure la discussione. Buonasera a tutti. Vi ringrazio moltissimo per essere qui e vi porto i saluti anche di Marina Contarini, che appunto purtroppo suo malgrado oggi non può essere qui con noi, e mi faccio quindi portavoce anche sua, insomma, perché il nostro intervento è un intervento appunto condiviso. L'Università di Ferrara è una delle università più antiche d'Europa. La sua fondazione si fa risalire alla bolla di Papa Bonifacio IX del 4 marzo 1391, tradizionalmente promulgata su richiesta del marchese Alberto d'Este. Poi la sua vita è stata, dal 1391 ad oggi, un po' travagliata. La periodizzazione della sua storia viene suddivisa appunto in quattro grandi periodi, secondo Luigi Pepe, e fino ad arrivare appunto ad oggi. Come accade per tantissime, per la maggior parte delle università di antica fondazione, la biblioteca dell'università non è nata con l'università. L'Università di Ferrara ha una propria biblioteca a supporto quindi degli studi accademici a partire dal 1753 ed è in realtà la Pubblica Libreria, che è una biblioteca
localizzata, collocata in Palazzo Paradiso, all'epoca appunto sede dell'università e tuttora sede della biblioteca comunale, che poi ha assunto il nome di Ariostea, che nasce appunto come biblioteca dell'università e della città. Poi, in un secondo momento, in particolare nel XX secolo anche, l'università si è spostata da Palazzo Paradiso e si è localizzata in altri luoghi della città, portando però con sé solamente una parte della dotazione libraria. Oggi, quindi, se vogliamo parlare, avere un attimo una visione, ecco, di quello che è l'insieme dei libri di antico regime tipografico che sono conservati nelle biblioteche dell'Università di Ferrara, che quindi sono biblioteche di recente fondazione, possiamo vedere che circa un 55% di questi volumi, che sono ad oggi quantificati in un po' più di 4.600, circa un 55%, quindi più della metà, si trovano depositati, conservati presso la Biblioteca di Lettere e Filosofia, dove poi vedremo sono confluiti fondi di dipartimenti, di istituti universitari, anche scientifici, per esempio il Fondo di Anatomia Umana, il Fondo di Botanica, il Fondo dell'Orto Botanico. Il 35% risulta presso la Biblioteca di Giurisprudenza, nel palazzo esattamente di fronte a quello in cui ci troviamo noi adesso. E poi ci sono altri fondi importanti presso il Dipartimento di Matematica, presso la Biblioteca Scientifico-Tecnologica, il Fondo di Scienze della Terra si trova lì, la Biblioteca di Economia, esiste un'importante Biblioteca dell'Archivio Storico e di Deposito e la Biblioteca Chimico-Biologica. La provenienza di questi fondi è interna, diciamo, quindi si trattava di volumi che appartenevano già all'Ateneo, per esempio il Fondo dell'Orto Botanico, che era la dotazione libraria dell'Orto Botanico e che, come dicevo, si trova adesso a Lettere Filosofia, ma anche acquisti successivi alla fondazione delle biblioteche, per esempio acquisti sul mercato antiquario voluti dai docenti. Doni, specialmente fondi personali, biblioteche personali donate alle biblioteche, e anche deposito. Infatti l'Università di Ferrara attualmente conserva in comodato d'uso il fondo storico dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara, del quale appunto l'Ateneo non è proprietario, e lo conserva in comodato. I fondi speciali delle biblioteche dell'Università di Ferrara sono articolati, come dicevo, nelle diverse biblioteche. Questa è una bella mappa antica di Ferrara in cui troviamo un po' le posizioni, ecco, delle biblioteche che conservano questi fondi. Fondi antichi quindi si trovano presso la Biblioteca di Giurisprudenza, e presso la Biblioteca di Ingegneria Scientifico-Tecnologica, come dicevo, Scienze della Terra, ma anche i vari fondi anche scientifici presso la Biblioteca di Lettere e Filosofia. C'è anche un piccolo fondo proprio relativo alla Biblioteca di Lettere e Filosofia che si è costituito a partire da acquisti voluti dai docenti. Questo è l'archivio storico e di deposito, quindi dotazione libraria antica, ma anche naturalmente i documenti d'archivio. Il fondo dell'ex istituto di zoologia, il cosiddetto poi fondo di biologia evoluzionistica, che si trova presso la Biblioteca di Santa Maria delle Grazie. Ci sono però anche fondi speciali di carte del Novecento, abbiamo parlato di carte del Novecento prima, per esempio presso la Biblioteca di Economia c'è un fondo di edizioni del periodo fascista, presso la Biblioteca di Architettura si trova il fondo archivistico dell'architetto e ingegnere Carlo Savonuzzi, che ha operato a Ferrara nella prima metà del Novecento. Presso la Biblioteca di Matematica è stato recentemente donato il fondo Maria Teresa Borgardo Luigi Pepe, che contiene, oltre a libri antichi, anche edizioni moderne. È molto bella, ad esempio, la coperta di questo volume. Prima si parlava della possibilità, dell'opportunità di conservare, ecco, le coperte del Novecento, che invece tante volte sono state eliminate. E infatti, proprio per, diciamo, conservare ulteriormente e dare notizia di questo, la catalogazione che attualmente è in corso di questi volumi prevede anche la segnalazione della coperta editoriale laddove è presente. Questo pensiamo che possa essere molto utile anche per la ricerca.
Poi parte del patrimonio delle biblioteche dell'Università di Ferrara sono anche i contenitori, quindi non solo i contenuti ma anche i contenitori, perché molte di queste biblioteche sono ospitate in edifici storici importanti, radicati nel tessuto urbano. Per esempio la chiesa dell'ex monastero Santa Maria delle Grazie, dove si trova appunto la biblioteca scientifico-tecnologica, che è questa, chimico-biologica, che è questa. Scientifico-tecnologica è questo, un esempio di archeologia industriale, l'ex sacrificio agricolo ferrarese, si trova al polo tecnologico appunto. La biblioteca di economia, Palazzo Bevilacqua Costabili, questo è l'ingresso invece della biblioteca di giurisprudenza, sempre Palazzo Trotti Mosti qui davanti. Il sistema bibliotecario di Ateneo fornisce un importante contributo alle tre missioni istituzionali. Queste sono parole tratte dal piano di mandato della nostra rettrice Laura Ramaciotti. È importante una riflessione che secondo me scaturisce da queste parole, e cioè in anni recenti, e anche oggi si è parlato molto della valorizzazione, conservazione e valorizzazione dei fondi speciali delle biblioteche degli Atenei ai fini di terza missione, che è naturalmente un campo sul quale c'è da lavorare tantissimo ancora. Però non dobbiamo dimenticare che comunque gli Atenei hanno tre missioni istituzionali, quindi anche la ricerca e la didattica. I fondi speciali, la conservazione e la valorizzazione dei fondi speciali è funzionale a tutte e tre le missioni degli Atenei. Fra gli obiettivi di mandato, infatti, collegati a questa missione patrimonio, biblioteche e attività culturali, questo è proprio uno screenshot tratto dal piano di mandato della rettrice, è interessante vedere come ci sono alcuni punti che secondo me sono particolarmente interessanti così, per i nostri discorsi di oggi. Prima di tutto, un obiettivo di mandato: conservare e valorizzare il materiale antico e di pregio. E esiste quindi una coscienza del nesso fra conservare e valorizzare, che è molto importante, di cui oggi appunto abbiamo parlato e stiamo parlando. E c'è anche una coscienza della necessità di una formazione professionale per contestualizzare appunto questo nesso, una formazione professionale dei bibliotecari. È necessario trasmettere la conoscenza, trasmetterla attraverso la digitalizzazione, ma anche il restauro, le forme di conservazione appunto, naturalmente, che sono alla base. E anche la consapevolezza che il lavoro su questi fondi stimola quella partecipazione dei pubblici e quell'audience development che effettivamente sono pilastri, in modo particolare, della terza missione, ma non solo. Quello che si conserva deve essere rivestito della vitalità del presente. Queste invece sono parole del celebre italianista Ezio Raimondi, che è stato anche presidente dell'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. Quindi ciò che si conserva, lui dice, deve essere ridiscusso, perché solo attraverso la ridiscussione può essere visto come autentico agli occhi dei pubblici di oggi. Quindi deve essere rivestito della vitalità del presente. E le biblioteche degli Atenei penso che possano essere veramente un luogo d'elezione per questa ridiscussione. Una biblioteca di un Ateneo è un unicum. Prima un pochino si è toccato questo discorso. È un unicum, è costituita dalla sua dotazione, dai suoi contenuti, no? I suoi fondi, librari, anche archivistici. È costituito dal suo contenitore, nel quale si trova per ben determinate ragioni storiche. È costituita dai suoi bibliotecari, e quindi dall'insieme delle loro competenze, è costituita dall'insieme da tutto quel bagaglio di esperienze, diciamo, che comunque ha alle spalle, è costituita anche dal rapporto che ha con l'Ateneo di appartenenza, cioè fa parte dell'Ateneo di appartenenza e è, diciamo, il nesso è molto stretto, ed è costituita anche dai suoi pubblici, che vediamo un po' qui. Tutti questi elementi possono essere messi insieme a fattor comune e ci possono dare l'idea di un poliedro proprio. La biblioteca quindi è un unicum, è unica, è originale, perché è un insieme di tutti questi fattori che sono originali, però ha tante sfaccettature, tante facce, eroga diversi servizi a diverse tipologie di utenti, quello che viene richiesto. Quindi voglio dire,
Da qui, secondo me, si può cogliere anche un po' la versatilità, ecco, della biblioteca di Ateneo colta in quest'ottica. E come lavora la biblioteca di Ateneo per erogare questi diversi servizi ai diversi pubblici? Attraverso il dialogo, prendo sempre in prestito le parole della rettrice, il dialogo che serve per intensificare la collaborazione e l'unità di intenti all'interno di una comunità, che è la nostra comunità accademica, ma anche rafforzare le sinergie con la società civile al di fuori del perimetro dell'università. Quindi una collaborazione intra ma anche interistituzionale, che è sicuramente favorita dal fatto che la biblioteca fa parte di un Ateneo che comunque è abituato a lavorare a livello intra ed interistituzionale. È una posizione privilegiata, se vogliamo. Allora, alla luce di questa chiave, proviamo a leggere un pochino il percorso che un po', diciamo più o meno dal 2008, qualcosa era stato fatto anche prima, il sistema bibliotecario di Ateneo ha tentato di portare avanti per la conservazione e la valorizzazione dei propri fondi speciali. Siamo partiti nel 2008 con una mappatura, recupero e studio dei fondi che all'epoca erano conservati nelle strutture universitarie, non sempre nelle biblioteche. Nel 2010 è stata effettuata una messa in sicurezza, quindi sono stati trasferiti anche fondi che non si trovavano all'interno di biblioteche, che erano adesso, dico messi in sicurezza, in realtà erano in sicurezza anche prima, però in realtà non erano fruibili come lo sono adesso, che si trovano invece nelle biblioteche dove sono stati trasferiti. Poi sono state effettuate operazioni di depolveratura, disinfestazione laddove era necessaria, eccetera. Dal 2012 è iniziata la catalogazione, sia in outsourcing sia in house, però sempre con capitolati che hanno privilegiato, diciamo, la descrizione anche degli esemplari, sempre per valorizzare anche il libro come manufatto di cui si parlava poco fa, e come unicum veramente. Dal 2014 sono partiti anche restauri. Poi sono partite le attività di valorizzazione, video brevi su restauro e catalogazione, la digitalizzazione di moltissimi documenti del Fondo Archivistico Carlo Savonuzzi e una giornata di studio, una mostra, Città di Carta, Città di Pietra. 2017 c'è stata una prima presenza, diciamo, del Sistema Bibliotecario di Ateneo al Salone Restauro qui di Ferrara, è stato presentato un poster all'IFLA World Library and Information Congress, una presentazione del Fondo Sant'Anna dell'Arcispedale appena catalogato. Al 2018 risale la presentazione del progetto Storie dei Libri e Palazzi, di cui parlavano prima le colleghe, itinerari fra le biblioteche Unifè, quindi un progetto di itinerario turistico-culturale fra le biblioteche del sistema bibliotecario, quindi con attenzione sia ai contenuti ma anche ai contenitori. Ed è stato effettuato un adattamento del regolamento dello SBA, sono state inserite norme per la corretta fruizione del patrimonio antico. 2019 è l'anno invece del video tra antiche carte e pergamene, di cui parlerò fra poco, e della mostra Natura Naturata, poi anche altre attività. 2020 è stato aggiunto un altro pezzo a Storie di Libri e Palazzi, sono stati pubblicati dei video in lingua italiana dei segni. Dal 2021 in poi molte sono le attività in corso, un'app legata sempre a Storie dei Libri e Palazzi, una biblioteca digitale Virtual Heritage Unifè che è in corso di implementazione, una mostra virtuale sugli antichi giuristi, l'iniziativa di oggi, il tentativo di valutare l'impatto delle iniziative adesso. Ma una cosa vorrei sottolineare, che in tutto questo comunque i due assi portanti sono sempre considerati l'attenzione alla conservazione dei fondi, alla conservazione di questi documenti e alla loro catalogazione. Ecco, in questo prospetto possiamo un po' vedere in generale le collaborazioni che di volta in volta nei diversi progetti di valorizzazione sono state attivate. Non sto a leggere tutto, solo a dire che in blu trovate le collaborazioni intra-istituzionali, quindi con docenti e ricercatori dell'Ateneo, con studenti, con centri spin-off dell'Ateneo e con altri uffici, in verde collaborazioni, diciamo, extra-istituzionali, quindi con altri Atenei, altre istituzioni pubbliche, scuole, per esempio progetti di alternanza scuola-lavoro, e privati come per esempio anche restauratori.
imprese e anche associazioni, l'AIB, l'AICRAB. Ma concentriamoci in modo particolare su Trantiche Carte e Pergamene 2019. Allora, Trantiche Carte e Pergamene è un video che viene pubblicato a seguito del alla fine del progetto, come risultato del progetto Video Storia di un Restauro, che si è esteso negli anni 2018-2019. Anche questo rispondeva a ben precise istanze strategiche dell'allora rettore, appunto Giorgio Zauli, fra cui la valorizzazione e il consolidamento e lo sviluppo delle attività di public engagement, quindi terza missione in modo particolare. Il video infatti è disponibile su YouTube, quindi è visibile da tutti, tuttora. Gli obiettivi del progetto erano, prima di tutto, creare una consapevolezza del patrimonio, sia a livello, diciamo, interno, all'interno dell'università, sia all'esterno, presso i cittadini, perché il patrimonio delle biblioteche dell'Università di Ferrara è poco conosciuto, cioè sono poco viste, forse poco conosciute le biblioteche dell'Università di Ferrara come detentrici, custodi appunto di patrimonio. Mostrare punti di vista disciplinari dai quali si può studiare un libro antico ed evidenziare le elevate competenze scientifiche e professionali necessarie per trattare un libro antico, che magari non è una cosa scontata. Quindi anche qui un forte nesso fra valorizzare e conservare, che insomma, abbiamo tentato di contestualizzare. E parola chiave veramente di tutto questo progetto è stata collaborazione. Una collaborazione con docenti e ricercatori dell'Ateneo, con centri di ricerca e altre strutture, è già stato menzionato il CIAS, ma anche il SEA Unife, loro sono stati veramente i creatori del video, il centro audiovisivi, la regia, le riprese, il montaggio, hanno fatto un lavoro assolutamente imprescindibile. C'è stata collaborazione con altri atenei, esperti hanno dato consulenze, collaborazioni con la Biblioteca Comunale Ariostea, che ha fornito molte immagini che poi sono presenti nel video, con privati come l'AIB, appunto, che ha offerto il patrocinio, e anche con il restauratore, qui lo vedete di spalle, che veramente si è prestato con grande generosità. E collaborazione con le istituzioni preposte al patrimonio culturale, c'è anche la soprintendente che effettua un intervento all'interno del video, e anche con l'IBC, anche qui ci sono rappresentanti. Il video racconta proprio la storia del restauro dei commentari alle decretali di Felino Maria Sandeo, giurista che ha insegnato anche qui a Ferrara, in un'edizione stampata a Lione nel 1548, è un infoglio che si trova conservato presso la Biblioteca di Giurisprudenza. Qui è stato necessario l'apporto degli storici del diritto per spiegare che cos'era questa opera, ma anche degli storici del libro per mostrare alcune caratteristiche. Si tratta per esempio di un'edizione dove non sono presenti, non è indicato l'editore, quindi è stato necessario uno studio. È stato importante il lavoro dei paleografi, è stato importante il lavoro degli entomologi, dei microbiologi, anzi delle microbiologhe, e di coloro che hanno svolto l'analisi ambientale, senza ovviamente tralasciare il punto di vista della biblioteconomia, della conservazione e delle procedure amministrative anche necessarie, di cui parlava questa mattina la dottoressa Resti. E questo era un po' per mostrare al pubblico, diciamo, di non esperti, tutti quei punti di vista, appunto, da cui può essere studiato un libro antico, e vedere anche, mostrare anche la complessità di questo studio, che magari tante volte viene dato per scontato. E anche qui è interessante, c'è stata veramente un'integrazione anche di competenze disciplinari, scientifiche, sia umanistiche che scientifiche, appunto. Volendo guardare così, avere un po' un approccio critico naturalmente a questo progetto, possiamo analizzare come, adesso qui ne abbiamo messo qualcuno, però ce ne sarebbero anche altri di tutte le varie tipologie, come punti di forza sicuramente il fatto di aver creato necessariamente un dialogo fra competenze diverse, bibliotecario che ha dialogato con esperti disciplinari. E il fatto che esisteva comunque, come abbiamo detto, una base strategica all'interno dell'Ateneo che ci ha consentito di procedere in questo progetto, e il fatto che l'Ateneo rendeva disponibili elevate competenze, strutture e strumenti che sono stati fondamentali appunto per portare a termine il progetto.
Fra i punti di debolezza più importanti, più significativi, abbiamo individuato una difficoltà di valutazione dell'impatto poi di questa iniziativa sui pubblici destinatari, su questo ci stiamo ancora un po' lavorando. E abbiamo sicuramente dovuto prendere in considerazione le scarse competenze di base sulla conservazione fra noi bibliotecari, scarse competenze che ci rendono difficile proprio anche il dialogo con gli esperti disciplinari, i restauratori in primis, ma anche gli altri esperti. E il fatto che comunque il budget fosse interamente a carico dell'Ateneo, quindi anche qui torniamo sui problemi finanziari, che in realtà poi in questo caso è stato limitato ai costi speciali del restauro dello speaker e della musica, che sono stati, la musica è stata elaborata ad hoc, proprio perché grazie alla disponibilità di competenze, strutture e strumenti il resto è stato fatto un po' in house. Le opportunità. Sicuramente un rafforzamento delle alleanze, il fatto che sono state fatte scoperte anche su scientifiche, sull'esemplare, sono usciti anche degli articoli, c'è stato uno sviluppo quindi delle ricerche, è stato dato un contributo alla strategia dell'Ateneo. E normalmente la matrice, la SWOT, riporta punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce. Al posto delle minacce mettiamo le aspirazioni, esiste, si chiama matrice SWOT. Le aspirazioni sono un rafforzamento, a partire da questo, della collaborazione sistematica fra università, AIB e AICRAB, appunto. Il fatto che sia importante intraprendere ulteriori alleanze con la didattica in Ateneo, ad esempio, con le scuole, e il fatto che sia importante, inquadrare anche il nostro lavoro di conservazione e di valorizzazione all'interno di nuove cornici strategiche, in primis quella dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E nel quale la cultura ha un ruolo assolutamente fondamentale, perché la cultura ha il ruolo di guida e di fattore abilitante di quel cambiamento del modo di pensare, dell'idea, del comportamento, che veramente è la massima aspirazione dell'Agenda 2030. Sempre nel piano di mandato della rettrice Ramaciotti, alla missione di mandato, diciamo, sono associati due obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda. L'obiettivo 11, a cui si ricollega il target 11.4, proprio quello sulla tutela del patrimonio culturale, ma anche l'obiettivo 17, la partnership per gli obiettivi. Ad essi potremmo aggiungere, un po' come diceva anche prima il professor Tinti, sicuramente l'obiettivo numero 4, l'istruzione di qualità, che è un po', anche questo è trasversale un po' a tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. E anche un obiettivo 16, e l'obiettivo 16 è pace, giustizia e istituzioni solide. E, per contestualizzare, diciamo, questo obiettivo nel nostro lavoro di oggi, mi piace ricordare alcune parole di Paola Dubini, che è l'attuale coordinatrice del gruppo di lavoro su cultura per lo sviluppo sostenibile dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che dice la cultura serve per indagare e raccontare l'identità di ogni parte in uno sforzo di conversazione a più voci. Pensiamo insomma che il lavoro di conservazione e di valorizzazione dei fondi speciali possa essere veramente una base molto importante anche per raggiungere questo obiettivo. E un elemento che ci può aprire ulteriormente è la cornice che ci viene offerta da EBLIDA, che è un'istituzione ombrello europea che raccoglie al suo interno istituzioni bibliotecarie e associazioni bibliotecarie a livello appunto europeo, che sta facendo un lavoro meraviglioso che si intitola Think the Unthinkable, pensare l'impensabile. E che ha come sottotitolo A Post-COVID-19 European Library Agenda, Meeting Sustainable Development Goals and Funded Through the European Structural and Investment Funds. Quindi la possibilità, ecco, quello su cui sta lavorando è la possibilità di finanziare i progetti delle biblioteche europee legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso i fondi strutturali di investimento europei. Penso che questa possa essere veramente un'opportunità molto importante che vale la pena studiare. Questa è The Blida Metrics, che è lo strumento che EBLIDA mette a disposizione per aiutare le biblioteche a progettare in questa ottica. Quindi è l'ultima, concludo.
anche questo è un brano del primo report europeo di Eblida su questi temi. Eblida dice i progetti di sviluppo sostenibile legati agli SDG nelle biblioteche europee sono necessari per inquadrare il lavoro delle biblioteche all'interno del più ampio e lungimirante, mi verrebbe da dire, obiettivi, scope, quindi diciamo linea di finalità, ecco, dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. E quindi per diciamo, mostrare come le biblioteche offrono un supporto concreto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. E allora a questo punto una domanda che ci poniamo noi e che poniamo a voi e sulla quale ci piacerebbe riflettere. Quali punti chiave da sviluppare allora a questo punto se vogliamo provare ad abbracciare queste nuove cornici strategiche? È una bella domanda. Grazie. Grazie a Marina Contarini e Anna Bernabè per questa ultima puntualizzazione, problematizzazione che si chiude proprio con appunto un problema. Importante ricordare appunto questi punti di riferimento europei che noi bibliotecari tendiamo un po' a appunto dimenticare spesso, no? Mentre anche quello sarebbe una scena in cui portare anche quelle istanze, nonostante come dire, il tema della conservazione abbia sicuramente in Europa delle sensibilità molto diverse da paese a paese, ma è sicuramente una delle leve forti di una certa parte dell'Europa che può far sentire la sua voce reclamare anche più attenzione dalle istituzioni europee su questo fronte. Non si è parlato molto di Europa oggi, devo dire, questo forse è un po' il limite, uno dei punti chiave da sviluppare. E quindi, bene, apriamo quindi la discussione su questa esperienza ferrarese, su queste esperienze ferrarese. Posso complimentare con le persone che lavorano qui all'Università di Ferrara nel sistema bibliotecario e i progressi che hanno fatto dal momento in cui sono andato in pensione nel 2017, che effettivamente non era stato fatto ancora molto, diciamo, per la valorizzazione del patrimonio, diciamo, storico e biografico. Quindi insomma vedo che sono stati fatti molti progressi e mi complimento, insomma. Quello che appunto un po' sentito anche oggi è questo, insomma c'è un eccessivo, diciamo, attenzione, un eccessivo spostamento sulla contemporaneità, ecco, insomma. Ora diciamo la cultura si difende in una prospettiva storica, ecco. Quando facevo dei corsi sulla storia dell'insegnamento della matematica dicevo ai miei studenti: guardate che la Costituzione di Filadelfia degli Stati Uniti, la Rivoluzione Francese non ci sarebbe stata se appunto le persone avessero studiato di più i contemporanei, diciamo, affari della corte di Luigi XV e XVI piuttosto che la storia dell'antica Repubblica Romana, insomma. Ecco, quindi voglio dire, c'è insomma la base, secondo me, diciamo, della valorizzazione, c'è quella, diciamo, del filone storico, ecco, insomma, cioè la storia appunto insomma, ha sempre una sua contemporaneità che va riscoperta, però c'è, diciamo, ecco, e quindi insomma secondo me insomma che su questo dovrebbe essere orientati un po' gli sforzi. Vanno bene anche, naturalmente, questo io ne capisco abbastanza poco, diciamo, tutto un sistema di relazioni che oggi è inevitabile ma che è anche proficuo a livello europeo, però diciamo ci sono poi anche degli scavi interni da fare. Io per esempio mi ricordo che quando frequentavo le
biblioteche francesi, avevano creato l'associazione degli amici della biblioteca dell'École Polytechnique, che raccoglieva fondi, pubblicava, eccetera. Poi qui proposi, diciamo, di fare qualcosa del genere, infatti è stata creata un'associazione amici della biblioteca, forse si potrebbe anche pensare un'associazione di amici delle biblioteche universitarie, voglio dire, una cosa di questo tipo, insomma. E appunto, diciamo, patrimonio antico è importante, certo c'è, diciamo, il patrimonio contemporaneo, anche quello va valorizzato, giustamente è stato detto la carta si deteriora, però mi è sembrato un quadro un po' troppo fosco, quella delle carte che si deteriorano, voglio dire, l'enciclopedia italiana, la prima edizione del 1934, che si trova in quasi tutte le biblioteche, è perfettamente conservata, insomma. Cioè, diciamo, ci sono i libri dell'Ottocento, anche quello è stato detto con l'avvento della cellulosa, diciamo, si sono deteriorati, ma non è che sono, diciamo, distrutti, sono macchiati, ecco, quindi c'è più, non è il foglio di carta in sé. E poi lo stesso in Inghilterra, insomma, ci sono stati dei libri dell'Ottocento, cioè presenti quelli, il primo Novecento, che sono in perfetto stato di conservazione. D'altra parte anche i libri antichi avevano questo problema, quindi non dimentichiamo questo aspetto. Cioè, diciamo, mentre gli incunaboli erano su ottima carta, già nel 600 i libri tedeschi erano su carta pessima, presa, diciamo, piena di ferro, con fogli che si staccavano, insomma. Ecco, mentre erano molto buoni i libri olandesi e quelli italiani erano un po' a metà, ecco, insomma. Quindi, secondo me, ecco, allargarsi oltre in questa direzione, diciamo così, contemporanea, anche questa direzione storica, ma mi sembra che sia questo, diciamo, anche l'argomento principale di questo incontro, a cui ho assistito soltanto in parte, siano da considerare insieme, ecco, questo è il mio auspicio. Grazie. Altre osservazioni? Prego. Sì. Approfitto dell'occasione, visto che siamo colleghe, ma non c'è mai tempo per veramente scambiare un momento di confronto. E appunto, hai avuto la possibilità in Spagna di conoscere altre realtà, ecco, che cosa hai potuto notare, in che cosa si discostano, ecco, le strategie adottate da altre biblioteche, soprattutto in Spagna, quelle che hai visitato, rispetto alle realtà che, insomma, conosci qui in Italia. Ecco, cogliamo l'occasione, così ci racconti, scusate. Allora, io in Spagna sono stata in modo particolare durante, appunto, il mio dottorato, grazie ad un Erasmus Plus, a proposito dell'importanza dell'Europa. Sono stata presso l'Università di Valencia e presso la Biblioteca Storica, in particolare dell'Università di Valencia. Allora, diciamo che da un punto di vista delle criticità, ecco, riscontrate, se posso passare subito a quelle, devo dire che mi ci sono ritrovata abbastanza, nel senso che comunque come bibliotecaria universitaria ho visto che in realtà siamo lontani, siamo sempre in Europa, voglio dire, però siamo in realtà diverse, anche in stati, in nazioni diverse, insomma, però le criticità alla fine sono poi molto anche quelle che sono emerse anche oggi, e quindi la difficoltà a creare delle collaborazioni e la difficoltà, ecco, ad avere delle competenze, anche se in realtà, ecco, per esempio la Biblioteca Storica dell'Università di Valencia, che devo dire è una biblioteca comunque storica, nel senso che comunque fondata in tempi antichi e che, diciamo, si è mantenuta come biblioteca storica proprio dell'università, ha al suo interno delle competenze di conservatori, ci sono proprio dei conservatori che fanno parte dello staff, quindi questo non è poco.
Esatto, e che aiutano moltissimo non solo, diciamo, nella conservazione ordinaria, quotidiana, ma anche per esempio moltissimo nelle attività di valorizzazione. Ad esempio, non si allestisce mai una mostra senza avere il placet del conservatore su ogni bacheca. Ecco, anzi, ho assistito io stessa proprio, mi ricordo, all'allestimento di una mostra. E questo succede purtroppo raramente, ecco, in tante biblioteche universitarie, proprio perché non è difficile, ecco, che ci sia proprio delle competenze così. E un'altra cosa è stata sicuramente una grande propensione alla digitalizzazione, ma la digitalizzazione è proprio in questo senso, cioè intesa veramente come una modalità di valorizzazione, una modalità di valorizzazione che non va certamente a sostituire la conservazione, ecco, ma che anzi serve, e non va neanche a sostituire le modalità di valorizzazione in presenza, ma che dà la possibilità di creare dei percorsi altri, oltre alla valorizzazione in presenza. Questo è importantissimo davvero, che secondo me è da tenere in considerazione. E proprio perché le tecnologie, per esempio, consentono di avere dei anche di creare dei confronti, anche ad esempio fra esemplari diversi digitalizzati, esemplari che magari si trovano a migliaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro. Questo è un percorso di studio che è effettuabile tramite la digitalizzazione, e su questo appunto gli spagnoli stanno lavorando molto. E un'altra cosa, e poi dopo chiudo perché adesso non voglio... Sì. Infatti volevo dire proprio quello. Un'altra cosa è che in Spagna, a differenza dell'Italia, esiste una rete di biblioteche universitarie, che è la rete Rebiun, che lavora tantissimo e lavora ha una funzione di supporto importantissima, perché ha una funzione non solo di supporto tecnico, diciamo, per esempio loro ad esempio pubblicano anche delle regole, delle buone pratiche di catalogazione, quindi hanno supporto, ma ha una funzione di supporto strategico proprio, quindi questo è importantissimo. Loro hanno un piano strategico, proprio il piano strategico di Rebiun, a cui si attengono le biblioteche, ed è un organismo riconosciuto insomma dalla CRUE, la conferenza dei rettori. Per cui questo veramente secondo me è un grande, grande vantaggio che loro hanno, anche proprio per lavorare in maniera coordinata, e anche moltissimo sulla conservazione comunque lavorano in questo senso. Questo per rispondere anche all'osservazione di questa mattina della dottoressa Iannucci sulla, diciamo, capacità del sistema di offrire dei punti di riferimento, di dare linee guida, di dare condivisioni, come dire, costanti, continue, organiche alla professione del bibliotecario. Un bibliotecario che lavora a Valencia è in contatto con quello che sta a Madrid, quello che sta a Siviglia, quello che sta a Barcellona, eccetera, eccetera. Da docente vorrei aggiungere un altro punto chiave da sviluppare. In molte iniziative di valorizzazione dei patrimoni storici e speciali delle biblioteche universitarie, il pubblico, anche in parte in quella di Valencia, il pubblico degli studenti è quello meno coinvolto. A Valencia esiste un servizio di non saprei come definirlo, di accoglienza di lezioni di docenti dell'Università di Valencia che vogliano fare lezione all'interno della biblioteca con le collezioni della biblioteca. Altri atenei non hanno questi servizi, nemmeno l'Ateneo di Bologna ha questi servizi, o meglio, offre l'opportunità, Cristiana lo sa bene, di alcuni momenti eccezionali di visite dei docenti con i propri studenti, ma Bologna non ha 15 studenti. Se la professoressa Brunetti, ordinario di filologia romanza, porta i suoi studenti a Bologna per fare vedere codici di epoca romanza, di letteratura romanza, al suo seguito ci sono 50, 60, 70 studenti. Non è possibile che il codice romanzo esca dalla BUB per andare nelle aule di via Zamboni, ma non è neanche possibile che la BUB non abbia la possibilità, biblioteca universitaria, di offrire uno spazio, un servizio, una concreta opportunità di valorizzare nell'attività didattica
questo tipo di collezioni. Sotto l'occhio vigile di un bibliotecario bub, di un conservatore bub, che controlli che naturalmente il pezzo non subisca alcun danno da queste forme di consultazione, di uso, chiamiamolo massiccio o intensivo, però questo credo che sia un punto molto molto debole, un punto molto strategico da sviluppare, perché naturalmente formare le giovani generazioni significa anche formare le future classi dirigenti, che saranno le future classi politiche, che assicureranno a queste collezioni qualcosa che, se ne restano fuori, non potranno assicurare. Melania, concludi. Quale onere. Concludo. È onore. Non aggiungo commenti alla presentazione, se ci sono altri commenti o altre domande. Più che alla Spagna, guarderei all'Inghilterra, diciamo, come sistema bibliotecario. La British Library ci si può andare solo per mangiare, perché c'è un posto dove si può mangiare con una certa tranquillità. Dopodiché ci sono vari livelli. Tu hai una tessera di un tipo, una tessera di un altro tipo, una tessera di un terzo tipo. Per avere questa tessera devi superare degli esamini, cioè che cosa puoi fare, chi sei, eccetera. Quando hai avuto la tessera, la tesserina, diciamo, del terzo livello, vai lì, ti chiedi i tuoi libri e non ti fanno storie, diciamo, ti danno, io ho consultato un libro del 200, uno scritto del 200 di Giordano De Moriano, la prima edizione di Descartes, eccetera, senza nessuna, naturalmente con una sorveglianza, ma anche con dei criteri, diciamo, minimali, molto importanti. C'era il foglio in cui c'era scritto che ti dovevi lavare le mani, ma è così, insomma, cioè sì. La pratica poi è questa, diciamo. Quindi io prenderei, naturalmente non conosco la situazione spagnola, quindi, però diciamo quella inglese un po' la conosco e mi sembra che quello sia un buon riferimento. Mentre per l'università inglese è tutto un altro discorso, me ne guarderei bene da prendere come esempio. Sono d'accordo, perché il principio è che il patrimonio culturale appartiene a tutti, non possiamo selezionare l'accesso, certo, più di tanto. Però dobbiamo insegnare a... Secondo la professionalità, certo. Non è che l'incunabula lo dai, certo, allo studente che vuole vedere come è fatto. Certo, ma... Guardate che tra le attività di prevenzione, no? Prima si citava dal codice, ma le attività di prevenzione dovrebbero anche essere quelle di aiutare il pubblico, il più vario, ad avvicinarsi agli originali, cioè insegnare la fruizione degli originali, non escluderla perché non so come si fa, non sai come si fa, allora a te no. No? E l'educazione è quella, e quello favorirebbe ovviamente una politica molto più accorta e presente nella gestione. Va bene, chiudiamo i lavori? Io esprimo la mia soddisfazione e il piacere di essere stata qui con voi e con voi qua in sala. Il piacere anche di aver visto una giornata di alto livello di proposte e di riflessioni anche. Penso che possiamo portarci a casa degli spunti di riflessione. L'auspicio che sia la prima di altre, che possiamo magari proporre ad un pubblico ampio. E ringraziamento a tutti voi intervenuti in presenza. Non ho ringraziato chi era oggi in streaming, ma penso che la presenza comunque cominci a tornare ad essere un elemento importante di tutte le forme di aggiornamento, perché ci guardiamo, ci lanciamo di più nelle proposte e nelle osservazioni e nelle discussioni rispetto che dietro uno schermo, insomma, ormai è uno strumento che possiamo piano piano, forse, non dico escludere, però insomma limitare nell'utilizzo. Vi ringrazio. Paolo. Grazie. Anch'io vi ringrazio perché ci avete seguito con attenzione, con capacità di dialogo, anche questa seconda parte credo sia molto riuscita. Era l'intento di Marina Contarini e di Anna Bernabè quando abbiamo iniziato a immaginare questa giornata, che è stata veramente arricchita dall'apporto di ICRAB e di AIB. Un ringraziamento particolare a Melania, che ha davvero
ha speso le sue energie, come solita fare, perché questo avesse il migliore risultato. E ricordo che i materiali, queste slide, verranno caricate da stanotte a domani nelle pagine dedicate all'invito. Alla prossima occasione. Arrivederci. Ci salutiamo magari.